Alessio, ti do il benvenuto in questa puntata dove vado a parlarti della Canon EOS M50 mirrorless entry level che mi è stata gentilmente prestata da Canon Italia per testarla, valutarla e dare delle mie opinioni. Era da un po' che tenevo d'occhio questa fotocamera, nonostante non sia attualissima, però ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e appena ho avuto l'opportunità di averne una in prova, ho proprio scelto questa mirrorless. Ritengo che sia una mirrorless decisamente da tenere in considerazione se non hai ancora una mirrorless o se utilizzi già Canon e stai cercando un prodotto economico per rimanere in Canon e cominciare a conoscere questo mondo delle mirrorless. Ho avuto la possibilità di provare e testare questa mirrorless per circa 3 settimane e ho potuto sfruttarla in contesti veramente differenti. Una è in montagna, quindi ho fatto delle fotografie paesaggistiche all'interno di un bosco, più che paesaggistiche sono andato a fotografare dei particolari del bosco nel quale mi trovavo, cercando di sfruttare le qualità macro degli obiettivi, vedere se riuscivo a creare degli sfocati, se riuscivo a fare dei primi piani interessanti, insomma vedere se una fotocamera con sensore APS così compatta può diventare un vero e proprio coltellino svizzero. In un'altra occasione però l'ho portata con me nel mio ultimo workshop che ho fatto a Venezia di notte, quindi una nottata a Venezia dalle 10 di sera alle 7 del mattino, me la sono portata dietro e ho fatto fotografia urbana notturna con esposizioni lunghe, con bracketing, insomma. Dopo ti farò vedere cosa sono riuscito ad ottenere con questa fotocamera. Non vado a parlarti delle specifiche di questa mirrorless, troverai tutte le informazioni online sul sito stesso della Canon, in altri video di miei colleghi che hanno provato e testato questa fotocamera, quindi mi limiterò a darti il mio parere su degli argomenti, su degli aspetti specifici di questa fotocamera. Iniziamo per l'appunto con l'ergonomia. La fotocamera è ovviamente molto ma molto piccola, nonostante questo è stata costruita secondo me in un modo molto ragionato, infatti ha comunque un buon grip, nonostante come vedi ho delle mani abbastanza grosse e questa fotocamerina è veramente piccola. Ovviamente dobbiamo accettare dei compromessi in fatto di dimensioni e pesi a fronte della grandezza, della facilità nel tenerla in mano. Hanno utilizzato tutto un grip in gomma che è molto comodo e sta molto saldo nonostante la presa sia piccolina. Tutto il resto della fotocamera è praticamente in plastica, in una plastica molto resistente, molto buona, dà un senso di solidità e ha qualche, ovviamente qualche inserto in metallo sui punti più importanti come l'attacco flash e l'attacco tracolla. L'attacco della baionetta della Canon EOS M50 è in metallo, mentre quella di questo obiettivo, un 15-45, è in plastica, quindi segue il trend degli obiettivi, quelli un po' più economici di casa Canon. Sicuramente un suo vantaggio sta nel fatto che è estremamente compatta e questa qui veramente è uno dei pregi più interessanti di questa fotocamera, perché ti permette di portarla ovunque. Qui la sto utilizzando con il 15-45 mm, ma fanno anche il 22 mm f2, che è ancora più piccolo di questo e ha una qualità estrema. Ho avuto l'opportunità di usarlo nella Canon EOS M, la prima mirrorless di casa Canon che io avevo acquistato ancora un paio d'anni fa. Se qualcuno cerca proprio la compattezza assoluta, scegliendo quell'abbinamento M50 più 22 mm veramente ha una fotocamera leggerissima, estremamente compatta, della qualità estrema. La portabilità di questa macchina è fenomenale, fenomenale, veramente un coltellino svizzero. Tra i pregi sicuramente non si può non far caso all'autonomia di questa fotocamera. Ha una batteria molto piccola come tutte le fotocamere di questa stazza, ti ricordo ad esempio anche l'Alpha 6004 che ho provato, anche quella aveva una batteria molto piccola, però non si può non far caso alla durata di questa batteria, cosa ti permette di fare. Te ne parlerò dopo però portandoti degli esempi concreti. Ancora tra i pregi troviamo
lo schermo che ti permette veramente di utilizzarla in tutti i contesti che puoi immaginare. Puoi fotografare guardando davanti a te, puoi fotografare tenendola in alto e girando lo schermo verso il basso, o puntandola verso il basso e girando il mirino verso l'alto. Stai fotografando un po' in laterale, puoi mettere lo schermo in modo tale da poter vedere cosa stai inquadrando. Insomma, non c'è veramente un limite, e tra le cose molto interessanti è che se lo schermo non lo vai a utilizzare, ti basta girarlo, lo chiudi e non avrai mai il problema di rovinare lo schermo. Qui ci si dimentica il fatto di dover mettere le pellicole protettive che poi lasciano tutte le bolle, eccetera. Anche perché è un peccato, allo schermo totalmente touchscreen, quindi è bello poter utilizzare direttamente lo schermo suo senza avere magari dei tentennamenti dati da una pellicola non di qualità. Tra i pregi io vado ad inserire anche l'attacco specifico per questa tipologia di mirrorless, l'attacco EOS M. Se per tanti questo potrebbe essere un difetto, in quanto significa che hanno creato degli obiettivi specifici per questa fotocamera e non puoi attaccarne altri sempre di casa Canon, io lo trovo un vantaggio. Il vantaggio sta nel fatto che, e te l'ho detto anche prima, hanno fatto delle ottiche veramente straordinarie, il 22 mm f2, questo 15-45, dopo ti farò vedere che foto ho tirato fuori con questo obiettivo in kit, è sicuramente di qualità elevatissima. Ma poi non è vero che, secondo me, è un difetto il fatto che sia un attacco per questa tipologia di fotocamera, l'attacco EOS M. Adesso ti faccio vedere una cosa, praticamente ha una distanza di messa a fuoco questo 15-45 mm che è impressionante. Guarda, riesco a fare degli sfocati con apertura 6.3 perché lo metto a 45 mm e l'apertura massima a 45 mm è 6.3. Adesso ti faccio vedere che sfocato mi tira fuori. Te la danno volendo in dotazione con un adattatore che ti permette di utilizzare tutte le ottiche del parco Canon senza perdita di autofocus, senza perdita di prestazioni, assolutamente nulla. Funzionano esattamente come fossero attaccate ad una reflex, anzi forse, ad essere sinceri, funzionano anche meglio, visto che la Canon EOS M50 è dotata di dual pixel, quindi un sistema di autofocus ancora più performante di quello che si trova normalmente nelle altre fotocamere di casa Canon. Ed infatti proprio dell'autofocus vogliamo parlare. Questa mirrorless è dotata di dual pixel, questa tecnologia di casa Canon che permette di avere un aumento delle performance nella capacità di mettere a fuoco, sia nella rapidità ma anche in condizioni luminose di scarsa luminosità, riesce a funzionare molto bene. Giusto per farti un'idea, devi considerare che il dual pixel presente nella Canon EOS M50 attualmente è disponibile nella Canon EOS R, la mirrorless di fascia, diciamo, alta di casa Canon, almeno finora. Questa qui è la mirrorless, la Canon EOS R di fascia più alta. Comunque la Canon EOS M50 come la Canon EOS R rimangono le fotocamere con il sistema autofocus tra i più veloci ed efficienti in commercio. Andiamo però a vedere anche i difetti che ho riscontrato in questa mirrorless, perché non possiamo solo parlare di pregi, sembrerebbe proprio una recensione, un parere estremamente di parte, nonostante Canon mi abbia prestato questa mirrorless. E cos'è che non ho trovato di piacevole in questa piccola mirrorless? Beh, quello che non ho trovato piacevole è stato il posizionamento dell'attacco treppiede, che ok, sì, l'attacco treppiede è lì, non è che potevano metterlo da qualche altra parte, però lo sportellino della batteria è troppo vicino all'attacco del treppiede. Cosa significa? Che quando noi andiamo qui a mettere una qualsiasi tipo di piastrina, anche la più piccola che c'è in commercio, penso ad esempio alla piastra della Peak Design, che è veramente una piccolissima, che funziona con i suoi sistemi a gancio rapido, beh, anche quella va a toccare il bordo dello sportellino, e quindi quando andiamo ad aprire lo sportellino
tocca e non riesci a aprirlo, rischi di sforzarlo, di romperlo eventualmente, o comunque anche a riuscire ad aprirlo un pochino, così non riusciresti a tirar fuori la batteria e nemmeno la scheda di memoria. Infatti batteria e scheda di memoria si trovano nello stesso vano, come succede bene o male su tutte le fotocamere di dimensioni contenute. Altro difettino che ho riscontrato in questa Canon EOS M50 è la regolazione delle diottrie che troviamo qui sotto. È parecchio scomodo, non è morbido, è abbastanza duro, non si riesce a capire bene qual è la posizione adatta, non va a scatti, quindi non ha dei movimenti che ti danno un'indicazione su qual è la posizione, insomma è un po' scomodino, è quello lì. È sicuramente una cosa che potrebbe essere migliorata. Un'altra cosa che non mi è proprio piaciuta, o l'ho trovata scomoda più che un difetto, sta nel fatto che il sensore che fa lo scambio tra l'oculare e lo schermo esterno, vedi, è molto ma molto sensibile, e questo è un po' un problema, visto che hanno lo schermo è qui alla sinistra della fotocamera. E cosa succede? Che quando la batteria ormai si è scaricata, quando praticamente passi con la mano davanti qui per applicare un'impostazione, il sensore vede la mano e disattiva lo schermo. Quindi ad esempio in montagna mi sono trovato in questa situazione dove stavo riprendendo, passavo con la mano davanti per cambiare delle impostazioni e il sensore vedeva la mia mano e disattivava lo schermo esterno. Basta andare dentro nelle impostazioni e dire alla fotocamera di non fare lo scambio in modo automatico, di farlo in manuale, ovvero io deciderò se utilizzare lo schermo o il mirino, e si risolve il problema. Altro difetto che ho riscontrato sta nel fatto che il mirino in condizioni di luce non ottimale, penso all'uscita fotografica che ho fatto a Venezia, tende molto a sfarfallare, a fare dei refresh molto lenti, diciamo, e non è piacevole da vedere. Anche il movimento, si vede molto lo spostamento dell'immagine, significa che non ha un refresh molto veloce, e quindi utilizzare questa mirrorless attraverso l'uso del mirino sicuramente non è proprio il massimo, non è la cosa migliore che puoi fare. Sicuramente utilizzare lo schermo esterno è molto ma molto più comodo. E proprio dello schermo esterno voglio parlarti, che c'è una cosa che avevo visto nelle recensioni dei miei colleghi, ho detto beh, voglio proprio vedere se è così, e effettivamente ho riscontrato questa cosa, ovvero che quando noi andiamo ad aprire lo schermo per fare magari dei video, delle riprese dove vogliamo vederci e quindi dobbiamo avere lo schermo girato alla nostra parte, beh, lo schermo non è perfettamente allineato, non lo so se lo noti, non è perfettamente dritto, ma è leggermente inclinato verso indietro. Ho provato anche a fare un confronto con la Canon EOS R, che adesso mi sta riprendendo, per vedere se anche questo modello di Canon aveva lo schermo leggermente piegato indietro, e ho riscontrato che anche quello della Canon EOS R non è perfettamente dritto, ma è veramente di pochi, sarà di un grado piegato indietro, praticamente non riesce ad arrivare a 90 gradi perfetti. Invece questo è molto più evidente, tant'è che quando mi riprendo un pochino si nota, anche guardandosi, che c'è una leggera inclinazione all'indietro dello schermo, quindi non è perfettamente allineato. Sarebbe stato bello avere proprio allineato perfettamente dritto, ma così è, insomma ci si abitua poi col tempo, ma è un difetto da tenere in considerazione, non è un difetto specifico di questa fotocamera, ma tutti i modelli Canon EOS M50 hanno questa caratteristica. Prima ti ho accennato all'autonomia di questa Canon EOS M50. Ti ho detto che nonostante la batteria è molto piccola, come tutte queste tipologie di fotocamere compatte, nella realtà mi ha proprio sorpresa la quantità di foto che ho potuto fare, ed effettivamente è stato così. Ho caricato la batteria al 100% prima di uscire per il workshop notturno a Venezia, e me la sono portata dietro appunto per fare delle foto notturne, quindi ho fatto delle lunghe esposizioni, ho fatto dei bracketing, ho fatto tante foto per creare degli HDR, e come sappiamo fare delle lunghe esposizioni con le fotocamere comporta un dispendio molto elevato di energia.
Beh, con questa fotocamera, salvando sia in RAW che in JPEG per avere la qualità di entrambi i file, ho fatto la bellezza di 226 foto, divise ovviamente 50% RAW e 50% JPEG. L'autonomia della batteria al termine di questa giornata, e dopo anche considerato che è rimasta qui sopra il mio tavolo per 2 giorni in stand-by, perché non ho fatto subito la valutazione, oggi l'ho presa, l'ho accesa per scaricare le foto e cominciare a fare anche questa recensione, a fare delle valutazioni sulle immagini che ho realizzato, avevo il 50% di batteria ancora disponibile. Ma vogliamo parlare di qualità dei file, file RAW, file JPEG? Beh, non te ne parlo così facendoti vedere la fotocamera, ma ti porto sul schermo del mio computer per andare ad analizzare nello specifico le immagini che abbiamo ottenuto. Andiamo a vedere. Eccomi qui al computer e adesso andiamo a vedere le foto che ho fatto a Venezia durante l'uscita fotografica notturna con la Canon EOS M50. Ah, la ripresa che sto facendo è proprio con la Canon EOS M50, quindi puoi anche constatare tu stesso come vengono fuori i video con questa fotocamera. Eccoli qui, andiamo a vedere un po' dei RAW, sono già state create le anteprime avanzate in Adobe Lightroom, quindi abbiamo modo di apprezzare la qualità dell'obiettivo. Questo qui è il file RAW naturale, come è uscito dalla fotocamera, ovviamente con i parametri di scatto che avevo utilizzato, ma voglio farti vedere ad esempio qui, andiamo ad estrapolare i dettagli da questa da queste zone sottoesposte. Se io vado ad aumentare, guarda, si riesce tranquillamente a tirar fuori dal dettaglio, da estremo ovviamente, sto esagerando, da questa tipologia di immagini, veramente sono a 5 stop praticamente di esposizione. Il file RAW della Canon EOS M50 è veramente lavorabile, ok? Qui sono, mi sembra, a 100 ISO, vediamo, sono a 100 ISO, quindi ok, sono nella condizione migliore di utilizzo di un file, però hai visto anche tu come ho portato a 5 stop, certamente c'è del rumore. Io vado anche ad eliminare, qui tolgo un po' di nitidezza e vado a togliere un po' di rumore digitale. Il file è decisamente utilizzabile, o comunque si può già gestire in questo modo, nonostante abbia sovraesposto di quasi 4 stop. Anche qui avevo tutti i dettagli perché ho esposto per le luci all'interno delle vetrine, non stiamo qui a guardare storta, dritta, stavo testando la resa della fotocamera, andiamo un pochino a provare, allora andiamo a raddrizzare l'immagine prima di tutto, ok, per quanto possibile cerchiamo di raddrizzarla e adesso andiamo a sovraesporre per far venire fuori i dettagli, tolgo le luci per ritornare ad avere il dettaglio all'interno delle finestre, non troppo, aumentiamo la riduzione foschia qui così, chiarezza un pochino e direi che ci siamo, posso anche dare un colpettino alle ombre e ai bianchi li tolgo, ok, qui ovviamente sto esagerando apposta, sto facendo un qualcosa che non avrebbe senso fare su questa tipologia di immagini, però guarda, decisamente è interessante, andiamo anche a correggere magari un po' il bilanciamento, a me piacciono le foto fatte in questo modo, molto calde in Venezia soprattutto, però insomma, abbasso ancora un po', andiamo a vedere prima e dopo, e comunque guarda, andando su si può recuperare veramente dettaglio in una foto che era così all'inizio, veramente interessante la resa del file RAW della Canon EOS M50. Ma parliamo della qualità video ora. Questa piccola fotocamerina di casa Canon se la cava molto bene anche con le riprese video. Permette di registrare in Full HD, quindi risoluzione 1920x1080, che è il formato quello più comune che trovi su YouTube, quindi se vuoi utilizzarla per fare un vlog, oppure se vuoi utilizzarla per fare delle riprese, puoi guardare a casa i tuoi video fatti durante le vacanze, è il giusto compromesso. Infatti permette di avere un file non eccessivamente pesante, ma allo stesso tempo con una risoluzione decisamente valida per questi utilizzi. Tra l'altro in Full HD, quindi 1920x1080, permette di registrare a 60 frame al secondo, quindi ti permette di fare anche qualche slow motion, puoi registrare a 30 frame al secondo o 24 frame al secondo.
puoi arrivare anche a 120 frame al secondo, ma perdendo il Full HD e vai solo in HD, e puoi registrare anche in 4K, ma anche in questo caso si va a utilizzare un crop del sensore, quindi già è APS-C con l'angolo di campo un po' ristretto, con un ulteriore crop diventa un po' inutilizzabile in questo contesto. Speriamo che Canon metta in commercio o un'evoluzione di questa videocamera, fotocamera con il 4K su tutto il formato APS-C e soprattutto con il slow motion 120 frame al secondo anche in Full HD, quindi 1920x1080, oppure che facciano un aggiornamento. Dubito ci sia un aggiornamento in futuro. Ciò nonostante, risulta comunque una videocamera, fotocamera molto valida anche per i vlogger, e qui ti metto una pulce di cui te ne parlerò alla fine di questo video. Se a te interessano i video e non vuoi spendere molto, beh, dopo te ne parlerò. Disponibilità, obiettivi: questa Canon EOS M50 con attacco EOS M, ti ho già accennato prima, dispone di un discreto parco ottiche con attacco dedicato, però tramite l'adattatore, che comunque ti garantisce di non perdere efficienza in autofocus, qualità eccetera eccetera eccetera, puoi accedere al tutto il parco ottiche di casa Canon. E qui non c'è nient'altro da aggiungere, insomma Canon ha uno dei parco ottiche più vasto in commercio, puoi avere ottiche più economiche, puoi arrivare alle ottiche iper professionali, puoi utilizzarle anche su questa Canon EOS M50. Sicuramente una cosa da tenere in considerazione è che se vuoi risparmiare, nel mercato dell'usato troverai tantissime ottiche Canon che saranno quindi compatibili con questa fotocamera. Vado a concludere questo video indicando a chi secondo me può essere adatta questa mirrorless e quali sono le persone alle quali non può essere adatta o che dovrebbero evitare questa mirrorless. Inizio parlando alle persone alle quali potrebbe interessare questa mirrorless, alle persone che dovrebbero tenere in considerazione questa mirrorless. E chi sono? Sono quelle persone, quindi se ti identifichi in una di queste, occhio a questo modello, quelle persone che magari non sono estremamente appassionate di fotografia, ma cercano una fotocamera di buona qualità, sia costruttiva che di qualità d'immagine, che non costi molto. Ecco, questo qui è proprio il rapporto qualità-prezzo migliore secondo me attualmente in commercio. Dispone di sistema dual pixel, quindi un autofocus estremamente efficiente, che come ti ho già detto lo troviamo nelle mirrorless di fascia alta di casa Canon, la Canon EOS R che mi sta riprendendo. Allo stesso tempo puoi anche fare dei video, quindi con questa fotocamerina estremamente compatta puoi fare delle ottime foto e anche dei video, e ti si apre davanti a te tutto un mondo di possibilità. Infatti puoi, se la fotografia poi ti appassiona, dotarla di obiettivi di qualsiasi tipo. Vediamo tutto il parco ottiche di casa Canon, alcune con attacco dedicato, altre tramite l'adattatore. Insomma, veramente si apre una possibilità infinita davanti a noi. È molto interessante anche se sei una persona che vuole aprire il suo vlog e magari non sa ancora bene se avrà il tempo di fare dei video, di seguire la produzione e il suo canale YouTube, eccetera, 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 però vuole provare. Allora in questo caso ti serve una fotocamera che abbia un ottimo autofocus, visto che poi andrai a riprenderti e quindi è necessario che sia molto brava a mettere a fuoco gli occhi della persona, a seguirti quando ti muovi. E questa fotocamera, sia con lo schermo ribaltabile, che è veramente rapido, è molto più rapido della Alpha 6004 che ho io, che devi smuoverlo tutto, è anche scomodo. Questo qui invece è veramente efficiente, pratico, veloce, hai subito a portata di mano tutto, hai lo schermo touchscreen, quando ti riprendi e hai necessità di intervenire sulle impostazioni della fotocamera videocamera puoi farlo direttamente sullo schermo. Ad esempio, sempre portando un confronto con la Sony Alpha 6004, nonostante sia una fotocamera mirrorless di elevata qualità tecnica, però non ha il touchscreen sulle funzionalità e questo limita parecchio, perché a volte, anzi sempre, ti tocca entrare nei menu per applicare determinate funzionalità. Qui agisci direttamente sullo schermo ed è un valore aggiunto estremo, proprio per chi magari sta facendo dei video e ha la necessità di riprendersi e applicare determinate piccole modifiche nei dati di ripresa. Ora però vediamo a chi non è adatta questa fotocamera, a chi la sconsiglio.
Io la sconsiglio a quelle persone che sono appassionate di fotografia, hanno già magari una reflex anche di qualità, magari di casa Canon, vorrebbero provare il sistema mirrorless, ma non vogliono spendere molto. Ecco, secondo me non è molto adatta questa fotocamera, nonostante prima vi ha detto che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non è adatta perché se sei abituato con una reflex di una determinata fascia un po' più alta, con delle prestazioni elevate, ecco allora che qui, a parte l'autofocus che è eccezionale, per tutto il resto troverai delle limitazioni nella velocità di salvataggio nell'immagine della scheda di memoria, i comandi e la distribuzione delle funzionalità dei pulsanti ovviamente è limitata, essendo una compattina devi spesso accedere all'interno dei menu, nonostante il touchscreen con la possibilità di far tutto dallo schermo ti aiuti veramente tanto. Allo stesso modo non la consiglio a chi cerca l'ergonomia, a chi ha delle mani grosse, a chi si trova bene con l'impugnatura delle reflex. Ecco, questa qui non è la cosa adatta. Va bene come fotocamera da portare sempre in giro. Infatti il fatto che si possa girare lo schermo, quindi non lo rovini, il fatto che gli obiettivi sono tutto sommato compatti, la fotocamera è molto compatta, veramente questa qui puoi prenderla, buttarla dentro allo zaino, basta che non vada a sbattere contro qualcosa, se hai un maglione, una felpa, qualcosa, la butti dentro, però non devi star lì a metterla nella custodia, eccetera, eccetera, eccetera. È molto, ma molto resistente. È un piccolo carro armato da viaggio, sicuramente. Questo è il suo aspetto positivo: prezzo abbordabile, qualità estremamente elevata, non ha delle funzionalità estreme come puoi trovarle in qualche altra mirrorless di fascia più alta, però per l'appunto costa circa la metà del prezzo delle altre mirrorless che hanno magari delle caratteristiche funzionali più moderne. Siamo giunti alla fine di questo video, ti ringrazio per avermi seguito, ringrazio Canon per avermi dato l'opportunità di provare e testare questa piccolina che da tempo avevo adocchiato e non vedevo l'ora di prendere in mano, e dammi un tuo parere, un tuo punto di vista, un tuo feedback, vai qui nei commenti sul video, lascia i tuoi punti di vista e tutto in modo che possiamo parlarne, sentire, discutere su questo modello. Quindi se hai anche delle domande che magari non ho trattato in questo video, fammele, ti risponderò subito, intanto ho avuto modo di provarla molto ma molto bene. Ed ovviamente condividi l'episodio, iscriviti al canale, metti un click sulla campanellina e ci sentiamo al prossimo video. Io sono Alessio, ciao da Tecnica Fotografica.